sabato 19 novembre a tutti i telespettatori e gli ascoltatori di Radio Siena TV da Gabriele Voltolini. Siamo qua con la nostra nuova puntata di Time Out Anteprima. Parleremo di basket, di tutto il basket senese, dalla Menzana a Virtus Costone e tutte le altre squadre della provincia. Abbiamo un altro ospite, un nuovo ospite qua oggi in trasmissione al posto del nostro Andrea Zanotti, che salutiamo. Edoardo Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno. Edoardo Ceccarelli, che è vice allenatore assistente della Serie B della Sovrana Pulizia Virtus Siena. Poi dopo ne parleremo ampiamente, ovviamente, dell'impegno della Virtus, una Sovrana che ha un impegno sicuramente importante e molto difficile questa sera, sì, contro Valsesia. Sì, oggi giochiamo con una squadra di assoluto livello. Valsesia ha vinto le ultime due partite con Piombino e il recupero mercoledì con Empoli, prima in classifica a questo punto. È una squadra di altissima qualità, tanti ragazzi giovani, no, forse non espertissima, però veramente un gran bel gioco, veramente tanta intensità, e stasera sarà veramente un bel test e vedremo quello che riusciremo a fare anche noi. Una partita sicuramente da seguire per tutti gli appassionati e ovviamente i tifosi virtusini, ma gli appassionati di basket senese, quella di questa sera delle ore 21 del Palla Corzoni tra la Sovrana Pulizia Virtusiena e la Jessi Valsesia. Ma parliamo prima ovviamente della Menzana 1871, che purtroppo è reduce da una sconfitta che è maturata nel turno scorso. Era la settima giornata di andata del girone ovest della Lega 2, una sconfitta interna contro Legnano in uno scontro diretto che per la vetta della classifica. Guardiamo tutto il quadro completo dei risultati della settima giornata di andata del girone ovest di Lega 2. Latina contro Eurobasket Roma 81-73, Scafati Ferentino 79-96, Tortona Trapani 79-76, Reggio Calabria Rieti 68-78, Virtus Roma Agropoli 87-70, Menzana Basket Legnano 78-84, Agrigento Casale Monferrato 75-67 e Biella contro Treviglio 89-80. Per una classifica che dopo le prime 7 giornate di campionato vede in testa quota 12 Legnano, Tortona e Biella, a 10 la Menzana, 8 Ferentino, Rieti, Virtus Roma, Agrigento, Latina, Trapani e Treviglio a quota 6, Reggio Calabria, Scafati, Agropoli ed Eurobasket Roma a quota 4 e Casale Monferrato a 2, ultima in classifica. Ovviamente questa classifica va aggiornata perché ieri sera si è giocato un anticipo dell'ottava giornata che ha visto la bellissima vittoria di Biella a Tortona in uno scontro al vertice sicuramente emozionante, che si è risolto con la vittoria della squadra di Biella per 77-78, quindi una vittoria di un solo punto ad Ortona. Era uno scontro al vertice, quindi Biella in questo momento sale capolista in campionato da sola a quota 14 punti. Allora Edoardo, ripartiamo dalla sconfitta purtroppo della Menzana contro la Euro Promotion Legnano di domenica scorsa. Tu hai assistito alla partita, che gara è stata? Ma guarda, io ho visto la partita e a fine incontro ho ascoltato le dichiarazioni di coach Griccioli, che giustamente lamentava l'approccio un po' soft del primo quarto, dove Legnano è riuscito a scappare anche con tiri abbastanza fortunati, 2-3 palloni sporcati dalla difesa della Menzana, e che invece poi si sono ritrovati negli ultimi secondi in mano i giocatori di Legnano e hanno trovato 3 triple che probabilmente non ci stavano per come la Menzana stava difendendo. A quel punto la Menzana è andata un po' sotto a livello di energia, Legnano ci ha creduto tanto, ha trovato dei buoni canestri, la Menzana ha avuto delle difficoltà in attacco evidenti e non è riuscita a esprimere il suo gioco, e solo Myers ha provato a tenere la Menzana a galla e sono tornati sotto onestamente quando prima Flamini e poi Tavernari hanno trovato dei canestri da 3 punti che le hanno riportati prima a contatto, poi addirittura in vantaggio a 4 minuti dalla fine, ma lì si è inceppato ancora qualcosa in attacco, qualche tiro libero sbagliato di troppo, degli errori al tiro che ci stanno perché non è che si può fare sempre canestro, ma che poi pesano nel finale della partita. Legnano forse un po' più lucida e ha portato a casa una partita che ci sta.
Un po' di dispiacere sicuramente per la Menzana, perché era una partita in casa dove si poteva provare a vincere contro una squadra buona, ma non fenomenale. Una sconfitta che è la prima in casa per questa Menzana, che comunque mantiene un ottimo cammino per questo inizio di campionato, visto che si trova in seconda posizione, adesso in quarta, vista la vittoria di Biella nell'anticipo di ieri contro Tortona. Comunque una Menzana che sta facendo sicuramente bene e anche sopra le più rosee aspettative in questo inizio di campionato. Anche Legnano comunque sta facendo molto bene, perché una squadra che è a questo momento in seconda posizione in classifica e che ha messo in mostra questo Nicolas Raivio, un giocatore statunitense che ha realizzato 24 punti domenica scorsa, 3 su 6 da 3 punti, 6 su 11 al tiro da 2, insomma, veramente un signor giocatore. No, no, è un giocatore eccezionale. Ovviamente in questa categoria, al giorno d'oggi, indovinare gli americani è il primo passo per fare una buona stagione. Raivio ha giocato una buonissima partita, ha giocato molto bene, secondo me anche Mosley, nonostante 11 punti, ha fatto veramente tante cose positive in attacco e in difesa. Non ci dimentichiamo che alla fine a Legnano mancava anche Navarini, che era in panchina ma non ha giocato, che è un italiano 96, secondo me un buonissimo giocatore e veramente una bella squadra, ben allenata, si muovevano bene in campo, avevano sempre idea di che cosa fare in attacco, nonostante le difese diverse della Menzana, e bel gruppo, a me sono piaciuti veramente tanto. Una classifica che quindi in questo momento, come abbiamo detto, vede Biella in testa. Guardando un po' la graduatoria, dove nei primi posti c'è anche Tortona, Legnano, ovviamente anche la Menzana, probabilmente c'è qualche grande delusa, no, in questo inizio di stagione. Possiamo parlare per esempio di Ferentino, che si trova ad 8 punti, a 6 dalla vetta, ma anche Trapani sicuramente a 6 punti, ad 8 lunghezze dal primo posto. E ovviamente Scafati, che lo scorso anno aveva vinto la regular season, Esattamente. che in questo momento ha cambiato nuovamente allenatore, mandando via Marcoschi, riprendendo Perdichizzi, e quindi a 4 punti, a 10 punti dalla prima classifica. Sì, sicuramente Scafati, Trapani e Ferentino, per quanto Ferentino almeno abbia un record positivo, sono un attimo sotto quelle che erano le aspettative. Aggiungerei anche Reggio Calabria, che per il mix di giovani italiani e americani validi mi aspettavo onestamente qualcosa in più e continuerei a fare il tifo per loro perché hanno diversi ragazzi interessanti e che devono essere di prospettiva per il campionato italiano. E molto bene, forse più delle aspettative, Biella, anche Tortona, ma anche la Menzana, che ricordiamo gioca contro squadre che hanno ben altro budget, ma ha costruito una squadra che funziona. Funziona al di là della partita persa in casa, specialmente in casa e specialmente a livello difensivo. In attacco per ora ha qualche problema dovuto a un rendimento, secondo me, non eccezionale al tiro da fuori dei giocatori più importanti. Vediamo, cioè Harrell tira con il 33 e Tavernario con il 36, ma non sono giocatori che si creano il tiro dal palleggio. In questa squadra in questo momento forse manca il giocatore di qualità che crea tiro da fuori, che crea situazioni di difficoltà alla difesa avversaria. Non riescono a aprire ancora bene il campo, però sono una squadra che lavorandoci può stare a questi livelli. Secondo me la Menzana sta facendo veramente bene, però può stare in queste posizioni di classifica. Parlavi dell'importanza di trovare gli americani giusti, no? Perché comunque in Serie A2, con squadre basate essenzialmente su italiani, riuscire a pescare due giocatori che ti possono fare la differenza cambia tanto tra trovarsi magari nella parte medio-bassa della classifica oppure medio-alta. E la Menzana quest'anno, anche grazie ovviamente al lavoro di Lorenzo Marruganti, al lavoro di scouting dello staff, ha trovato due ottimi americani, perché Katie Harrell e Mike Myers in queste prime partite, in questo primo scorcio di stagione, hanno fatto vedere veramente delle grandi cose. Sono perfettamente d'accordo, soprattutto Myers in questo momento sta diventando un fattore prima di tutto difensivo e poi anche offensivo, non tanto con i punti che trova da situazioni che si costruisce lui, ma tutte le volte che va a rimbalzo, prende un rimbalzo in più, sporca un pallone, riesce a toccare un pallone per un compagno, fa veramente un gioco eccezionale, poi è enorme fisicamente.
ha due spalle e un petto che non finiscono più. Non è altissimo, ma è veramente un giocatore che alla Menzana sposta tanto. Si vede la differenza con lui in campo e con lui fuori, quanto la difesa avversaria possa essere più aggressiva lasciando qualcosa in post basso quando lui è fuori, mentre invece quando lui è in campo devono proteggere il canestro, perché questo è uno che ti schiaccia in testa tutte le azioni. Allora, vediamo anche quello che è il quadro del prossimo turno, perché abbiamo parlato molto della passata settimana, della partita persa dalla Menzana in casa contro la Euro Promotion Legnano, ma adesso arriva un altro impegno molto importante che vedrà la Menzana impegnata domani pomeriggio alle ore 18 sul parquet di Rieti, partita che ovviamente come sempre potrete seguire in esclusiva su Siena TV. Allora, vediamo il quadro completo di quello che è l'ottavo turno di andata del girone ovest di Lega 2. Tortona contro Biella, che si è già giocata, ricordiamo il punteggio 77-78, vittoria di Biella. Rieti, Menzana Basket, Trapani, Givova Scafati, Eurobasket Roma contro Viola Reggio Calabria, Ferentino contro Latina, Agropoli, Casale Monferrato, Legnano, Virtus Roma e Treviglio contro Agrigento. Edoardo, una trasferta a Rieti. Rieti è una squadra che ha 8 punti, una squadra sicuramente difficile da affrontare, soprattutto sul proprio parquet, perché ricordiamo che il fattore campo di Rieti c'è e si fa sentire come. No, Rieti è una società di grandissima tradizione, poi ha anche lei un mix di italiani e stranieri di livello. Da Gianluca Della Rosa, play ex Pistoia, c'è Zanelli, che era a Treviso nella sfortunata finale di qualche anno fa, e c'è Di Prampero, che abbiamo avuto se ricordi al torneo a Roma dell'Eurolega, quando ho avuto la fortuna di fare l'assistente a Simone Cini per quei giorni. C'è Matteo Chillo, c'è Trevisan 96 di Venezia, buon giocatore. E insomma è una bella squadra, gli americani sono buoni, Benedusi come guardia ci sta, è una squadra da affrontare con le molle, ma è una squadra che sicuramente può dare fastidio più in casa che fuori. La Menzana si affronta la partita in un certo modo, sta tranquillamente in campo contro questa avversaria. Una squadra sicuramente importante, come hai ricordato giustamente te, ma una partita ovviamente sempre difficile, perché affrontare squadre come Rieti sul proprio parquet quando ci sono tantissimi tifosi è un po' lo stesso fattore campo, diciamo anche di più della Menzana, perché comunque lì sono più concentrati, più vicini sono, al campo. Lì sono concentrati, ma se io dovessi mai allenare contro la Menzana, una cosa è dire ai miei giocatori e non fate accendere il palaestra, perché sì, quando oltre la curva si accende il resto del palazzetto è veramente difficile giocare alla Menzana, e è fondamentale il fattore campo. E insomma, Rieti è sicuramente una squadra che ha qualità, che nelle ultime giornate ha fatto 70, 80, 90 punti contro tutti, quindi sanno giocare a pallacanestro. Nunzi è un buon coach, però la Menzana può andare a Rieti per fare due punti, secondo me, perché ha le qualità, ripeto, principalmente difensive per fermare questa squadra. Tra l'altro Rieti viene da una vittoria molto importante ottenuta sul parquet della Viola Reggio Calabria, che come avevamo detto anche in precedenza non è partita sicuramente bene. 68-78 il punteggio della gara che si è giocata la settimana scorsa sul parquet della Viola Reggio Calabria, dove Rieti è riuscita ad imporsi con anche 22 punti di questo Sims, un giocatore molto sì, interessante e da tenere d'occhio, uno straniero del 1988, sicuramente è uno dei migliori in questo inizio di Rieti. Sarà una bellissima lotta contro Harrell, forse Simpson un po' più alto, gli darà qualche centimetro, però Harrell sa giocare contro gente più alta e poi sa mettere il fisico nei punti giusti per non perdere contro nessuno in spalle a canestro. Ovviamente la Menzana dovrà stare attenta a tutti i giocatori loro, perché comunque sono una squadra che tira bene da fuori, cioè Pepper, che comunque è un buon tiratore, sono tutti esterni validi, e se riesce a chiudere sui tre punti, secondo me sotto poi con Harrell riesce a giocare tranquillamente alla pari.
Sì, con Myers c'è stato sarà più difficile, un piccolo scambio di giocatori, ma va bene così. Comunque abbiamo capito il senso del discorso, quindi ripiloghiamo quindi l'impegno, ricordiamo l'impegno di domani pomeriggio della Mensana Basket 1871 alle ore 18 sul parquet di Rieti, partita molto importante per la squadra di Giulio Griccioli, che vuole tornare alla vittoria dopo il passo falso di domenica scorsa in casa contro Legnano. Ore 18, Rieti contro Mensana, partita che potrete seguire in esclusiva su Siena TV e su Radio Siena, ovviamente sempre sintonizzandosi sulle nostre frequenze. Andiamo in pausa per il primo break di questa mattina e ci ritroviamo fra pochi minuti. Seconda parte di Time Out Anteprima, sabato 19 novembre. La settimana scorsa, ovviamente, come avrete visto, non ero presente, ho lasciato la palla al nostro direttore Matteo Borzi, che ovviamente mi ha sostituito egregiamente, ma sono tornato perché ci sono state tre sconfitte, Mezzana, Virtus e Costone hanno perso, quindi ho detto bisogna che torni, perché sennò qui le cose vanno un po' a rotoli, e quindi sono ritornato. Nella prima parte abbiamo parlato ovviamente della gara della Mezzana, che vado a ricordarvi perché domani sera si giocherà alle ore 18 una partita molto importante per la Mezzana Basket 1871 sul parquet di Rieti, gara che inizierà alle 18 e che potrete seguire in diretta sia su Radio Siena che su Siena TV. Facciamo come di consueto un passaggio ai piani più alti, perché parliamo del campionato di basket di Serie A1, una Serie A1 che vede un padrone incontrastato, che è Milano, che viene da 7 vittorie consecutive dopo le prime 7 partite. Vediamo quelli che sono stati i risultati del turno scorso. La settima giornata di andata: Avellino Reggio Emilia 81-86, Venezia Pistoia 74-62, Brindisi Brescia 83-91, Cantù Caserta 82-83, Pesaro Varese 83-87, Capodorlando Cremona 79-76, Milano Sassari 86-77, Trento Torino 70-74. Per una classifica che vede, come abbiamo detto, in testa imbattuta a quota 14 Milano, 12 per Reggio Emilia, a 10 Avellino e Caserta, a quota 8 Venezia, Sassari e Capodorlando, a quota 6 troviamo Brindisi, Varese, Torino e Trento, a 4 Brescia, Pesaro, Cantù e Pistoia, ultimo fanalino di coda a quota 2 Cremona. Edoardo, allora, un campionato che vedendo la classifica si spiega già abbastanza bene, lo abbiamo detto anche con Andrea nelle passate trasmissioni, perché Milano è la padrona per adesso di questo campionato, ma era abbastanza scontato, mentre dietro ci sono c'è un po' di bagarre, e tra l'altro nella settimana scorsa c'è stata una vittoria molto importante di Reggio Emilia, che è andata a sbancare Avellino per 81-86, era lo scontro tra le seconde e probabilmente Reggio Emilia adesso si candida ad essere la avversaria più pericolosa per Milano. Sì, penso che anche quest'anno Milano e Reggio Emilia siano le due squadre che sicuramente ne hanno di più. L'altra squadra, Avellino, è una squadra che può giocare a quei livelli lì, e secondo me alla fine Reggio è la squadra a tenere più in considerazione, anche perché è una squadra che fa giocare tanto giocatori italiani validi, da Radori a Della Valle, Cervi, insomma ci può stare. Ovviamente Milano ha uno squadrone che tiene l'Eurolega, e l'Eurolega di questi anni è veramente di altissimo livello, quindi vuol dire che ha qualcosa in più. Credo che ci siano pochi dubbi sul fatto che Milano debba arrivare fino in fondo in questo campionato. Vediamo chi sarà la squadra che gli va dietro. Allora, Milano che comanda in testa della classifica a quota 14, Reggio Emilia invece che a 12. Hai parlato di italiani e sicuramente noi guardiamo con simpatia questa Reggio Emilia, perché Reggio Emilia fa giocare da tanto tempo gli italiani e quindi va vista come una squadra, una società importante nel panorama cestistico italiano, perché comunque chi fa giocare gli italiani sono sempre meno, ma vedere una squadra che è piena comunque di giocatori del nostro paese essere seconda in classifica
a due punti da una corazzata come è l'Olimpia Milano è sicuramente una buona notizia. Tra l'altro, nella vittoria di domenica scorsa di Reggio Emilia ad Avellino sono andati a segno Della Valle 22 punti, Aradori 17, Cervi 17, in tre hanno fatto 56 punti degli 86 realizzati da Reggio, e quindi questa è certamente una bella notizia. Stupisce probabilmente vedere Caserta in terza posizione a quota 10, e stupisce anche vedere una Cantù a 4 punti dopo tutti i proclami dell'estate, tutti i proclami estivi, con il patron Gerasimenko che aveva promesso acquisti e un campionato di vertice, invece Cantù sta lottando nelle retrovie. Come è sempre stato in qualsiasi sport, non vince la figurina, non vince il nome, vince una squadra di collettivo, e secondo me per il campionato italiano in questo momento, da lasciando perdere Milano, Reggio e anche Avellino, da Caserta a Cremona passa veramente poco, tutti possono vincere, quindi la fa il gruppo, la fa l'intensità, la fa come poi riesci anche ad allenarti e a lavorare in settimana. Può arrivare, a me è una squadra che interessa, che piace, anche Torino, che ha un progetto ambizioso, ricordiamo è salita 2 anni fa anche con Davide Bruttini in organico. Adesso è riuscita a farsi sponsorizzare dalla Fiat, il nome è importantissimo, vediamo quello che riesce a fare in questi anni di Serie A, tempo di stabilizzarsi. Torino è una realtà che può tenere la Serie A a buonissimi livelli. Comunque, viste le gesta del patron canturino Gerasimenko, se venisse qua, perché noi ne abbiamo parlato male, io gli do il tuo numero di casa, ti faccio chiamare e viene direttamente da te, perché io non c'entro assolutamente niente. No, a parte gli scherzi, ovviamente facciamo in bocca al lupo a tutte le squadre per la miglior stagione possibile. Ovviamente guardiamo con un po' di simpatia le gesta di questo personaggio, perché è veramente abbastanza particolare. Ci voleva secondo me anche nel basket italiano qualcuno che mischiasse le carte così, no? Infatti, un personaggio diciamo folcloristico. Allora vediamo anche quello che è il turno prossimo nella Lega Basket, campionato di Serie A1, partite che si giocheranno a partire da questa sera con l'anticipo tra Varese e Brescia. Domani continuerà il programma con Sassari Avellino, Reggio Emilia Pesaro, Cremona Milano, Pistoia Trento, Caserta Capodorlando, Torino Venezia e Brindisi Cantù. C'è il testa coda tra Cremona e Milano, una partita diciamo dall'esito abbastanza scontata, ma mai dire mai. Mai dire mai, e per chi è in fondo ogni partita è quella giusta per provare a portare via 2 punti e risalire, quindi Milano dovrà fare attenzione anche su questo. Prima parlavi anche dell'Eurolega, del grande livello e della qualità di questo mini campionato, diciamo così, perché ormai è diventato quasi un campionato a sé stante. Eurolega che ha giocato anche durante questa settimana, ci sono state partite veramente molto interessanti. Da notare ovviamente la sconfitta, l'ennesima, di Milano sul parquet di Belgrado per 83-70, ma soprattutto c'erano due partite molto molto interessanti, quella tra il Panathinaikos e l'Olympiakos e il derbissimo Barcellona-Real Madrid. Panathinaikos che ha perso in casa contro l'Olympiakos 77-79 e la diciamo come si dice sia scapaccionata del Real Madrid ai danni del Barcellona, che ha vinto in trasferta 102-63. Sì, sono state due partite. Ora ovviamente Olympiakos Panathinaikos Awaha è sempre una partita particolare, è stata molto bella, l'ha decisa ovviamente secondo me il giocatore più forte, più decisivo quando conta, che è Spanulis, con Ioannis e con l'assist decisivo a Printezis nel finale. E partita di altissimo livello tecnico, tattico, un'intensità pazzesca. Barcellona Real Madrid. Barcelona in settimana si era lamentato di questa formula dell'Eurolega che non permette alle squadre di allenarsi, ha detto ma così non riusciamo a lavorare, non riusciamo a far vedere quelle che sarebbero le nostre qualità, quelle che sarebbe il nostro modo di giocare, perché troppe partite e troppi pochi allenamenti per migliorare. Preso 40 punti in casa, forse gli altri si allenano in aereo, in pullman, non so come il Real sia andato a Barcellona, però due squadre che lottano il campionato spagnolo da anni, che quindi sostanzialmente sono allo stesso livello, uno scarto di 40 punti si traduce probabilmente in una partita perfetta degli altri, che hanno tirato 14 su 28 da 3 punti, è un po' altino, hanno tirato il 60%
dal campo, hanno tirato 90 ai liberi, ma si traduce anche con una squadra che ha avuto qualche problema a livello proprio di squadra. Cioè, non l'ho vista sinceramente, ma c'è stato qualche problema proprio di modo di giocare, di linguaggio del corpo, di tutte quelle situazioni che non si traducono in uno scout, ma che poi si traducono in 40 punti tra due squadre che sono allo stesso livello. Una partita persa così di 40 punti tra due squadre che ovviamente sono ai massimi livelli, ai vertici in Spagna ma anche in Europa, per fare un paragone calcistico, visto che sappiamo la tua fede interista che domani sera ci sarà il derby Inter Milan, è come se l'Inter perdesse 6-0. Che purtroppo è già successo, e guarda, ti dirò, cioè, il derby 6-0 avveniva in un periodo particolare dell'Inter, cambi di allenatori, giocatori, cose mai, e in realtà poi sono partite con questi punteggi, proprio perché succede qualcosa, si rompe qualcosa nella chimica di squadra, ne prendi uno, ne prendi due, ne prendi tre, non riesci mai a reagire, ne prendi sei. Poi cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori e ogni tanto vince anche 4-0, Per la perché gioia dei capita della tifosi, gioia dell'Inter. perdere 6-0 Capita anche per la gioia dei quello. tifosi. Va bene, dai, facciamo una parentesi, chiudiamo questa parentesi con l'Eurolega e il campionato di Serie A1 di basket per tornare alle cose che ci interessano e parlare ovviamente anche della Serie B che ha visto nella settimana scorsa il turno numero 7 del girone di andata, con la sovrana Pulizia che è uscita sconfitta dal parquet di Varese. Vediamo tutti i risultati del turno scorso: Varese, sovrana Pulizia Virtus 66-56, Fiorentina Basket San Miniato 72-62, Pino Firenze contro Moncalieri 56-71, Omegna Montecatini Terme 68-58, Oleggio Bottegone 64-71, Empoli Domodossola 68-55, Cecina San Giorgese 86-82, Valsesia Piombino 79-77. Per una classifica che dopo le 7 giornate vede in testa Cecina e Valsesia con 12 punti, Omegna, Moncalieri ed Empoli con 10, San Miniato, Montecatini, Piombino 8, Sovrana Pulizia Virtus, Fiorentina e Varese a 6, San Giorgese, Bottegone, Oleggio e Domodossola a 4, Pino Firenze, Fanalino di Coda ancora con 0 vittorie a quota 0 punti. Facciamo un passo indietro, partita di Varese, Virtus che parte bene come al solito, blackout offensivo nella terza frazione e purtroppo una sconfitta che poteva forse essere evitata. Sì, non è stata la miglior Virtus né in attacco né in difesa. Ovviamente una trasferta lunga, una trasferta che comunque ci ha creato qualche problema. Siamo andati a giocarsi in un campo difficile. Varese veniva da due sconfitte, ma in Sant'Ambrogio, in Bolsonella, giocatori di estrema qualità. Purtroppo nel momento in cui potevamo scappare abbiamo sbagliato due canestri facili a metà terzo quarto. Da lì loro si sono galvanizzati, perché tanto funziona così: sbagli un contropiede, sbagli un appoggio e loro ti mettono due bombe, vanno più uno e da lì diventa tutto difficile. Ecco, questo è un errore e purtroppo capita, perché cioè, alla fine siamo tutti ragazzi che giocano da poco tempo, che hanno i loro limiti offensivi e difensivi e un po' abbiamo sofferto. Ci abbiamo provato, la cosa importante è, come deve capitare spesso, è che si resti comunque aggrappati alla partita e si giochi aggressivi, che si giochi con lo spirito giusto, perché quello che poi si diceva prima, ne prendi uno, ne prendi tre, poi ne prendi 100. No, questo con noi non capita, siamo una squadra che lotta fino all'ultimo possesso, che lotta tutte le situazioni in campo per fare il meglio possibile. Vedi, se hai sbagliato due tiri aperti, questo è il momento che ha cambiato la partita, quello che stiamo vedendo in televisione. Errore in contropiede sul più 6 noi. Loro segnano più 4, noi sbagliamo una tripla aperta e io voglio prendermi sempre quel tiro con Federico Bianchi. Loro non fanno un bell'attacco, però pum, appoggio meno 2. Poi lì girano le partite. Siamo stati da un certo punto di vista sfortunati, però non dobbiamo parlare di sfortuna, dobbiamo essere noi a creare la nostra fortuna e la nostra sfortuna.
Dobbiamo farlo da stasera. Da stasera giocheremo con Valsesia, che è una grandissima squadra, ma giocheremo per portare due punti, perché per la salvezza sono fondamentali. Allora, in settimana ci sono state due notizie piuttosto importanti, perché Valsesia, come ricordavi te, ha vinto nel recupero della terza giornata di andata in casa contro Empoli, una partita importante, 66-58, che ha proiettato la squadra di Albanesi in testa alla classifica a quota 12, al pari di Cecina, e c'è stato l'esonero di Giulio Cadeo dalla panchina della Fiorentina Basket, perché nonostante la vittoria contro San Miniato, non è bastata la vittoria, perché il patron della Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore varesino per sostituirlo con Andrea Nicolai, ricordiamolo, grande giocatore visto in Serie A anche a Montecatini e a Roma, un Andrea Nicolai che però non potrà essere in panchina oggi, perché ancora Fiorentina deve risolvere il lodo contro Montichiari, e quindi non sarà ancora in panchina, però c'è stato questo cambio nella panchina di Fiorentina. Quello che interessa più da vicino, ovviamente, i tifosi virtussini e gli appassionati senesi, è però la partita di questa sera. L'hai anticipato tu, Edoardo, partita che si giocherà alle 21 al Pala Corzoni contro la Jessi Valsesia, la capolista Valsesia, partita che potrete anche seguire in radiocronaca diretta, ovviamente, su Radio Siena. Andiamo a vedere quello che è il quadro completo delle partite di questo ottavo turno di andata del girone B, del girone A della Serie B. Sorana Pulizia Virtus Siena, Jessi Valsesia, Bottegone Pino Firenze, Piombino contro Oleggio, Montecatini Terme contro Varese, San Miniato Empoli, San Giorgese Moncalieri, Domodossola Omegna e Fiorentina contro Cecina. Quindi una partita, come hai detto, sicuramente molto difficile. Arriva la capolista, ma la Virtus vuole riscattare la sconfitta di Varese. Sì, sicuramente Valsesia è in un ottimo momento, viene da almeno 3 vittorie consecutive nelle ultime partite che ho visto io per scoutizzare l'avversario. Gioca un bel basket, ha un mix di ragazzi giovani, se consideriamo che il play titolare è Savoldelli, che è un 97, tutti ragazzi al massimo del 1990, alla prima o alla seconda esperienza in un campionato così importante, però stanno facendo molto bene, sono un bel gruppo, sono una squadra che ha qualità, che ha punti nelle mani. Noi ci dovremo provare e sicuramente sarà l'ennesima partita da Virtus. La facevamo negli anni scorsi con Daniele, l'anno scorso a maggior ragione con Francesco, una squadra che lotta, che si butta sui palloni, che è aggressiva, e poi l'anno scorso in un campionato diverso vincevamo spesso. Quest'anno è cambiata la categoria, è cambiata la fisicità, ma noi vogliamo continuare a essere una squadra che lotta, che si butta sui palloni, che difende alla morte ogni possesso e che va in attacco per cercare 2 punti più o 3 punti più facili possibili. Abbiamo visto il tiro di Fede, no? L'azione precedente a Varese, quelli sono tiri che poi ci dobbiamo prendere, un tiro piedi per terra, un tiro in appoggio magari di Nasello, di Lorenzo Bruno sotto canestro, sono le nostre situazioni per vincere le partite. Ricordiamo quindi l'appuntamento per questa sera alle ore 21 al Pala Corzoni, Sovrana Pulizia Virtus Siena contro Jessi Valsesia, partita che potrete vedere ovviamente in diretta al palazzetto oppure in radiocronaca sulle frequenze di Radio Siena. Ci fermiamo ancora per qualche secondo, tra poco ci risentiremo e ci rivedremo per la terza ed ultima parte del nostro time out anteprima. Terza ed ultima parte del nostro time out anteprima in questo sabato 19 di novembre. Abbiamo parlato della Menzana, dell'appuntamento di domani pomeriggio a Rieti, abbiamo parlato anche della Virtus, Sovrana Pulizia, che giocherà questa sera alle ore 21 al Pala Corzoni contro Valsesia, e adesso ci concentriamo anche sulle minors senesi, che hanno visto la settimana scorsa in Serie C, per quanto riguarda il campionato di Serie C Silver, una vittoria ed una sconfitta. Vediamo il quadro dei risultati della sesta giornata della Serie C Silver Girone A: Pontedera Carrara 57-65, Vismederico Ostone San Vincenzo 47-79, Quarrata Libertas Livorno 70-94, Banca Crassa Asciano Montevarchi 74-63, Arezzo Galli Basket 76-54, Viareggio Livorno 74-52, Oti Galli contro Pescia 95-105. Per una classifica che dopo 6 giornate
vede al comando a quota 12 in battuta la favorita di questo girone, la Libertas Livorno. A 10 punti troviamo Arezzo e Carrara, a 8 San Vincenzo, Pontedera e Pescia, a quota 6 Viareggio, a quota 4 Banca Crassa, Sciano, Montevarchi, Vismeneri, Costone e Quarrata, a 2 Oti Galli, OS Livorno e Galli Basket. Vediamo quindi la 4 Asciano e Costone. Asciano che viene da due vittorie consecutive, Costone che purtroppo invece ha perso le ultime due partite, si trovano appaiate a quota 4 e ovviamente speriamo che nella prossima giornata, quella, la giornata che si giocherà oggi, riescano a vincere e a portarsi a quota 6. Vediamo anche quella che è la settima giornata di questa Serie C Silver: Montevarchi contro Scuola Basket Arezzo, San Vincenzo contro Oti Galli, Pescia, Pontedera, Carrara, Livorno, Banca Crassa, Sciano che giocherà in casa domani sera alle 18.30 contro Viareggio. Impegno esterno invece per il Costone sul campo della Libertas Livorno e per finire Galli Basket contro Quarrata. Quindi un grande bocca al lupo sia al Costone che alla Sciano perché riescano a portare a casa altri due punti per questo inizio del loro campionato. Vediamo anche quella che è la Serie D, il girone B, che ha visto nella giornata scorsa la vittoria del Colle Basket per 69-60 contro Castel Fiorentino, Sestese Firenze 2 63-44, Chiesina Valbisenzio 53-51, Asina Longa Poggi Bonzi Derby Senese 71-65 per la squadra di coach Simone Cini, Reggello Laurenziana 59-62, Firenze contro Valdambra 52-59, per una classifica che vede in testa dopo sei giornate Colle Basket e Sestesi a quota 10, Campi Bisenzio 8, Chiesina, Valbisenzio, Assina Longa, Poggi Bonzi e Valdambra a 6, Biancoverde, Firenze, Laurenziana e Reggello a 4, Castel Fiorentino 2, Firenze 2 a 0. Spicca questo Colle Basket a quota 10, Colle Basket che viene da 4 vittorie consecutive, e noi andiamo a parlarne in diretta con il coach Luigi Vertaldi. Buongiorno Luigi. Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti. Allora, un Colle Basket che è in testa alla classifica, 4 vittorie consecutive, prima ha fermato la capolista, adesso un'altra vittoria casalinga. Dove si vuole arrivare? Si vuole arrivare dove si vuole vincere sempre, Gabriele, fondamentalmente. Noi si sta lavorando forte, in settimana i ragazzi rispondono alla grande. E tutto questo, io ultimamente sto sottolineando molto l'aspetto emotivo, no, in campo, cioè riuscire a saper gestire in campo le difficoltà o le esaltazioni che ti possono capitare man mano, è un valore aggiunto, al di là del livello tecnico, tattico, lì tutti dobbiamo migliorare, anche io devo migliorare sotto queste cose qui, ci mancherebbe, però riuscire a saper gestire in campo le difficoltà, essere sempre propositivi, sempre positivi, secondo me è un valore aggiunto e questi ragazzi lo stanno facendo in pieno, ecco. Un grande inizio di campionato, 10 punti, 5 vittorie ed una sola sconfitta nelle 6 partite giocate, adesso però arriva il difficile, perché quando si arriva in testa alla classifica le altre squadre ovviamente si preparano anche meglio, perché comunque affrontare la capolista è sempre una cosa importante, e credo che la partita contro Valbisenzio di stasera sia sicuramente molto importante, no? Sotto questo punto di vista, di domani, scusami, contro Valbisenzio. Giochiamo domani sera alle 8:30 e come hai detto te, noi ora dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo farci trovare preparati al fatto che chi gioca contro di noi ha stimoli maggiori, però devo dire la verità, questi ragazzi sono sereni, tranquilli, vanno in campo soprattutto per divertirsi, per aiutarsi tra di loro, per non deludersi, e io sono convinto che l'atteggiamento sarà sempre lo stesso, al di là del fatto che siamo primi in classifica. Anche perché vedendo i tabellini delle partite giocate da voi giocate, spicca come questa squadra abbia diversi protagonisti, perché non c'è sempre uno che realizza tanti punti, ma i punti vengono distribuiti, segno questo di una grande amalgama di gruppo e comunque dell'importanza del roster che avete costruito.
Sì, è vero. Tieni presente anche che noi nelle prime 6 partite abbiamo concesso mediamente meno di 50 punti agli avversari. Noi siamo la migliore difesa del campionato, concediamo 49 punti a partita, quindi diventa anche più facile vincere, basta farne 50. Però, come detto te, è vero, ci alterniamo. L'ultima partita, tanto per dire, ha fatto una grandissima prestazione il nostro playmaker Marco Noviello, 11 punti, un ragazzino del 99. Non c'è un vero leader, un vero punto di riferimento. Siamo tutti in grado di poter dare il giusto mattoncino alla squadra, ecco. Allora, un grande in bocca al lupo, Luigi, per la partita di domani sera contro Val Bisenzio, e ovviamente ci risentiremo nelle prossime settimane. Grazie a te, grazie a tutti, buongiorno. Vediamo anche quindi il quadro completo del turno numero 7 che si giocherà tra oggi e domani in questa serie di girone B. Valdarno contro Campi Bisenzio, Colle Basket Val Bisenzio domani sera alle 20:30, Laurenziana Sestese, Biancoverde Firenze contro Chiesina, Poggi Bonzi contro Reggello, Poggi Bonzi che è reduce dalla sconfitta nel derby contro la Sinalonga, e per chiudere Firenze 2 contro Castel Fiorentino, mentre riposerà la Sinalonga di coach Simone Cini. Edoardo, un campionato di Serie D, ma anche quello di Serie C con Lasciano e il Costone, sicuramente interessanti. No, molto interessanti. Era appunto, purtroppo non sono riuscito a vedere nessuna delle partite di Colle Basket, ma vedendo la classifica, insomma, una squadra che effettivamente subisce nemmeno 50 punti a partita, è una squadra che poi può ambire a qualcosa di importante. Alla fine sta facendo un buon campionato anche Sinalunga, dove abbiamo Andrea Ceccatelli che sta giocando delle ottime partite, ha quasi 10 punti di media, quindi esperienza importante per lui dopo gli anni in prima squadra da noi. E Colle, Costone e Asciano stanno giocando il loro campionato. Asciano è una partita con 2-3 sconfitte consecutive, adesso si è ripresa, ha vinto anche settimana scorsa. Asciano l'ho vista giocare un paio di volte, gioca anche una buona pallacanestro, una squadra che è piacevole da vedere. Costone forse un po' in difficoltà in questo momento, non so bene perché, problemi di infortuni. Ovviamente hai perso negli ultimi 2 anni i 2 fari dell'attacco, Alessandro Nepi che è da noi e Gigi Bruttini per infortunio, che ancora non ha mai giocato. Ci può stare che ci voglia un bel po' per ricostruire da zero praticamente un gruppo che aveva in loro i due fari offensivi, ricordiamo, e comunque per anni sono stati 2 giocatori e viaggiavano a 20 punti a testa, insomma, poi semplificano tanto le cose. Ci sta un inizio così, sono convinto che però Pierfrancesco riuscirà a riprendere in mano la squadra e a riportarla più in alto in classifica dove merita. Sperando anche ovviamente che Gigi Bruttini rientri il prima possibile per dare una mano alla Vismederi, un campionato di Serie C Silver che ovviamente ha come capolista, lo avevamo detto all'inizio dell'anno, visto il roster costruito dalla Labronica Libertas Livorno, ma un campionato che quest'anno si è innalzato verso l'alto perché è stato diviso con la scorsa Serie C Silver che adesso è diventata Gold, quindi un campionato che si è livellato verso l'alto, ma in cui sicuramente sia il Costone che Lasciano possono dire la loro. Sì, sicuramente hanno entrambi i giocatori che possono fare qualcosa in più e sono un bel gruppo. Entrambe le squadre per ora non sta andando benissimo per il Costone, Lasciano da neopromossa si poteva aspettare un inizio del genere. Hanno le qualità per fare qualcosa in un campionato che vede più squadre nel loro livello, perché anche la Gold si è alzata rispetto all'anno scorso, sono tutte partite competitive, non c'è la squadra che ne prende e la squadra che ne dà 50 a nessuno, e è un bel campionato perché a questo punto ogni squadra può provare a vincere tutte le partite. Ricorderei, semplice dato statistico, ultima partita di C-Silver settimana scorsa, Pescia ha fatto 105 punti, Cempini ne ha messi 45 ancora una volta, è un giocatore che detta legge sotto canestro in maniera
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed anche scendendo di categoria la Serie D, come abbiamo parlato prima con coach Luigi Vertaldi del Colle Basket, fa piacere vedere una squadra senese al comando, a quota 10 punti il Colle Basket. Ci sono anche ovviamente la del Toro Primo Sinalonga e Poggi Bonzi a quota 6 in quarta posizione. Anche qui un campionato livellato, probabilmente qui non c'è la squadra che può ammazzarlo come è il Labronica in Serie C. Confermo. Ma ci sono tante buone squadre e credo che le senesi possano dire la loro. Sì, sicuramente non c'è una squadra che ammazza il campionato, però Colle sta giocando molto bene. Sinalunga e Poggio Bonzi si stanno ben difendendo in questo campionato e sono, secondo me, è un bel livello per quella che è la categoria. E si vedono comunque squadre di qualità. Ricordiamo anche quello che è l'appuntamento per quanto riguarda il costone femminile, questa quinta giornata di andata del campionato di Serie B femminile, una Montepaschi costone che andrà domani pomeriggio alle 18:30 ad affrontare la Pallacanestro Femminile Firenze al Pala Coverciano, quindi impegno delle 18:30 della compagine del costone femminile. Quindi comunque abbiamo parlato di tante squadre, questo vuol dire che il movimento della pallacanestro senese è vivo nonostante tutti i problemi degli anni scorsi. No, i problemi sono innegabili, però la città è ripartita la Menzana in A2, noi siamo in Serie B, abbiamo avuto prima i problemi e siamo a un buon livello. Costone sta facendo un ottimo campionato, ci prova, Asciano ci prova, le squadre in Serie D stanno facendo la loro, insomma un bel movimento giovanile, abbiamo squadre under 20, squadre under 18, la Menzana sta facendo un super campionato, la nostra under 18 Eccellenza ha avuto dei problemi all'inizio ma si sta riprendendo. E insomma il basket a Siena è sempre lo sport di traino. È vivo, il basket è vivo, ci sono tanti ragazzi che giocano, anche perché non ne abbiamo mai parlato in queste settimane, però anche nel campionato di promozione, il campionato di prima divisione, ci sono tantissime squadre a Siena, un po' come ora a Livorno ci sono tre squadre in Serie C Gold, quindi sicuramente è una cosa un po' anomala perché non c'è la squadra di traino, no? Qua c'è la Menzana, dopodiché la Virtus e poi comunque un grande movimento che va avanti e che viene sostenuto dai giovani, come hai detto giustamente te, delle varie società senesi. Facciamo un piccolo passo indietro perché si è concluso da poco l'allenamento di rifinitura della Menzana Basket e noi vogliamo parlare un po' della prossima partita che aspetta la squadra biancoverde contro Rieti con il coach Giulio Griccioli. Buongiorno Giulio. Ciao a te, buongiorno. Allora ripartiamo da domenica scorsa, una sconfitta casalinga contro Legnano di cui abbiamo già parlato, ovviamente analizzata, si riparte da una partita difficilissima sul parquet di Rieti dove domani sera la Menzana alle 18 cercherà di riscattarsi. Sì, sai, la sconfitta di domenica è una sconfitta che tutto sommato ci sta per come poi è andata la partita e per la forza dell'avversario. Noi non abbiamo fatto la nostra miglior gara, loro probabilmente hanno fatto la loro migliore possibile e mi è venuta fuori una sconfitta casalinga che sinceramente ci fa dispiacere. Niente, andiamo a Rieti, come ho detto anche ai giornali, una squadra completa, secondo me ingiustamente poco considerata, in un buon momento, quindi un campo difficile, gli ingredienti ci sono tutti per creare un, diciamo così, un mix di situazioni non favorevoli, però ecco, noi cercheremo di giocare con lo spirito che ci ha contraddistinto fino adesso, cercando di andare oltre quelli che sono i nostri limiti e le forze dell'avversario per riuscire a portare via due punti anche da Rieti, coscienti del fatto che è complicato, tra l'altro avremo poi tre partite in una settimana e quindi dovremo anche essere bravi a lavorare su quello che è l'impegno dei ragazzi, perché mercoledì poi ci aspetta la partita con Tortona
che ha anticipato a ieri la sua proprio per avere più giorni di riposo, e domenica prossima avremo Agropoli, quindi sono tre partite in una settimana alle quali non siamo molto abituati. Ti aspettavi la vittoria di Biella di ieri sul parquet di Tortona? Ma sai, sono partite quelle che hanno risultati, sono da tripla, 1x2, quindi non mi aspettavo sinceramente nulla. Il valore delle due squadre secondo me è elevato, ma Tortona è una squadra molto più attrezzata nel complesso di quello che non è Biella, che conta su pochi giocatori molto buoni, però su meno giocatori di Tortona sicuramente, che è una squadra invece molto profonda, che ha ambizioni anche diverse da quelle che non abbia Biella. In questo momento Biella ha grande fiducia, una squadra di grande talento comunque, perché i sei giocatori che ha sono che giocano di più sono giocatori di grande talento offensivo e grande atletismo. In questo campionato sono due doti che, se messe insieme, insomma, sono sicuramente premianti. Bisogna poi vedere spalmato in un campionato nel lungo periodo cosa uno riesce a fare, dovendo poi piano piano logicamente trovare delle risorse negli altri componenti della squadra che al momento sono magari un po' meno utilizzati. Giulio, Rieti, squadra rognosa, lo hai detto te, poco considerata, tra l'altro con un fattore campo di tutto rispetto, dove sarà difficile portare a casa la posta in palio, no? Ma sicuramente, è un campo tosto, un campo storico, comunque Siena è vissuta come una realtà sicuramente di tradizione, e senz'altro come una rivale, visto anche il recente passato della nostra squadra. È una partita di lustro per loro, perciò mi aspetto grande pubblico, il loro momento lo giustifica, per cui sicuramente il fattore ambientale sarà senz'altro influente. Dal mio punto di vista io preferisco sempre giocare comunque su campi del genere, perché comunque sia uno stimolo in più secondo me per un giocatore che ha un minimo di attributi. Il problema è più per altri fattori che noi non possiamo controllare. E poi ragazzi, comunque i tuoi ragazzi sono abbastanza abituati a giocare in campi caldi, visto l'apporto consueto del palaestra. Devo anche dire che nel senso, da un lato è molto positivo il fatto che loro vivano le partite casalinghe come un evento molto importante, dall'altro però devono anche riuscire piano piano a usare meglio il grande apporto che abbiamo in cassa di pubblico, in modo tale da non dover a non doverci attingere ogni volta perché ci siamo costretti ad inseguire, ma a sfruttarlo nella maniera giusta per giocare sereni e tranquilli, perché ogni volta che entriamo in campo tanto siamo in 6 contro 5. Giulio, grazie mille del tuo intervento, in bocca al lupo per domani. Crepi il lupo. Ringraziamo quindi il coach della Menzana 1871, Giulio Griccioli, che ci ha voluto accompagnare anche in questo sabato mattina 19 di novembre per parlare della gara di domani sera della Menzana, che ricordiamo giocherà sul parquet di Rieti alle ore 18, partita che potrete seguire in diretta sia su Radio Siena e su Siena TV, e partita che potrete seguire questa sera invece alle ore 21, quella della Sovrana Polizia Virtus Siena sul parquet del Pallacorsoni contro la capolista Valsesia. Anche questa è una partita che potrete seguire in diretta radiofonica su Radio Siena. Io ringrazio Edoardo Ceccarelli che è stato con me questa mattina, un ringraziamento anche in regia a Franz Plantoni, e per oggi è tutto e ci risentiamo sabato prossimo.